questi nascono dal binario. Il binario nasce dal blumo. Il blumo è un panettone d'acciaio pesantissimo che, poggiato a terra, non si sposta mai. Un giorno una pinza molto robusta e una gru lo portano in fabbrica. In fabbrica il blumo diventa lungo e sottile, molto lungo e molto sottile, fino a formare il binario. Il binario viene posato sulle traversine e lì passa molti anni, decine di anni, lucidato tutti i giorni dalle ruote del treno che lo consumano. Un giorno le ruote non passano più. Il binario va a formare solai di case di campagna oppure viene tagliato a fette. Nell'essere tagliato a fette diventa incudine. Eccola l'incudine. Oppure fermacarte. L'incudine è femmina e il fermacarte pure. E così passa la rimanente parte della sua vita. Questo mi ha colpito della mostra. Grazie.